Si parte, si volti lo sguardo, i giornali, le radio, le tv, i blog, i social network sono pieni di questa fesseria, sono tutti uguali. A Milano poi è diventata una moda, e dove se non a Milano la moda? A Milano c'è persino un giovanissimo candidato sindaco che lo dice apertamente, che sono tutti uguali, certo, per raccattare qualche voto in più in quella maggioranza silenziosa, la chiamano così, che abita con buona percentuale la grande e civilissima Milano e che continuerà a farsi gli affari suoi. Per prendersi i voti della cosiddetta antipolitica, come se l'antipolitica non fosse politica anch'essa, e come?